Buonasera, buonasera a tutti i nostri spettatori e buonasera a Claudio Bruno. Buonasera a te, Claudio. Che è venuto a trovarci qui in redazione. Questa sera, voglio dire, parleremo un po' di politica. C'è nel frattempo il Consiglio regionale che stiamo seguendo con l'altro occhio. Da poco ha iniziato a parlare il Presidente Dall'Inno. Vediamo cosa partorirà questa sera questo Consiglio regionale, così sapremo dove andare. Già il governo ci ha detto che non possiamo votare il 17 gennaio, che era la data che era stata indicata un po' da tutti per questa elezione, ma comunque speriamo bene. E altre novità, è un periodo di notizie continue e ripetute, noi non facciamo in tempo a pubblicare una notizia che subito arriva un altro. E invece questa sera siamo qui a presentare un nuovo movimento. E Claudio, insieme ad altri amici, hai costituito questo movimento. Sì. Facciamo vedere il logo qui, che uscirà pure domenica sulla Riviera, che è Calabria prima di tutto. Calabria prima di tutto. Dunque, spiegaci. Innanzitutto, Vladimir, ti ringrazio per avermi consentito di venire nei tuoi studi ad elencare tutto quello che abbiamo in mente con questo movimento autonomistico di portare avanti nella nostra terra. E il movimento è nato sulla tragica, direi, esperienza che molti di noi abbiamo fatto con la Lega di Salvini. E molti di noi hanno creduto, purtroppo, dico tra virgolette, a questo falso capitano, consentimi, che ci ha riempito di promesse, ci ha riempito di progetti fasulli che avrebbe rivoltato, come una famosa frase che fu usata da un famoso magistrato del team di Mani Pulite, il quale diceva che avrebbe rivoltato come un calzino, no? Sì, sì, ti ricordi? E Salvini voleva rivoltare questa nostra regione in senso positivo, diceva lui, ma poi non ha rivoltato un bel niente, perché tutti sappiamo come andò a finire. E siamo tremendamente arrabbiati, noi non vogliamo più sentir parlare assolutamente della Lega. Noi siamo adesso Calabria prima di tutto, siamo orgogliosi di aver messo su questo movimento autonomistico. Come ti dicevo, siamo un gruppo di amici, il movimento è presente in tutta la Calabria, dal Follino allo Stretto. Ciò che anche a Cosenza. Colgo l'occasione per salutare gli amici di Cosenza, Alfredo Iorio, che diciamo è uno dei maggiori protagonisti di questo movimento, diciamo che è la testa pensante. Luigi Lupo, che è un ragazzo molto attivo, anzi ce ne fossero tanti come lui per ogni provincia, il movimento avrebbe già raggiunto un'alta percentuale di conoscenza. E, dicevo, è nato e siamo arrabbiati perché il momento è tragico, Vladimir. Tu stesso dicevi... Sì, no, di questo ne parlerò piano piano, sì. Ti faccio arrivare piano piano, tanto sì. Ci divertiamo. E allora, vedo qui un sole dentro la Calabria, che è già un'immagine bellissima. In questo momento di Covid, di emergenza sanitaria, molti si stanno rendendo conto del ritorno al passato, sì, alla natura, alla campagna, quindi il sole poi, diciamo, simboleggia un po' tutto questo in parte. Ma l'obiettivo di questo movimento... L'obiettivo di questo movimento è il bene della Calabria. La Calabria, come dicevo, è profondamente ammalata e mai come in questo momento ha bisogno dei suoi figli migliori. Perché gli eventi ultimi che abbiamo purtroppo assistito e dove ci siamo purtroppo, direi, vergognati di essere calabresi, nell'assistere a quel teatrino indegno del commissario Cotticelli prima, il quale addirittura ha rilanciato
nonostante la figuraccia che ha sì, fatto presso i suoi uffici, ha rilanciato poi andando da Gillette domenica sera, sostenendo una comica fantoziana, direi, no? Dice, mi hanno drogato, io non lo so, non ero io, non ero... Cioè, poveri noi, in che mani eravamo? Questo ci è Cioè, toccato. questo c'è purtroppo. Dico, nel vedere quelle scene, io e tutti... Anche perché poi in tutto questo il prezzo più alto lo paga la Calabria, Lo lo paga pagano le i imprese della calabri, lo Calabria, pagano i nostri lo concittadini. paga un impegno, cioè un impegno che noi cerchiamo di mettere ogni giorno in tutto quello che facciamo e poi viene mortificato così, anche perché spesso e volentieri, come in questo caso, non siamo padroni delle nostre cose, perché comunque la sanità Esatto. è calabrese, Appunto. ma non siamo padroni perché da 10 anni che siamo commissariati. C'è Madonna. quasi, te lo voglio dire questo perché era una domanda che avevo concordato, ma ci sono arrivato casualmente, possiamo parlare di invasori della politica. Certo, ma noi come movimento autonomistico, come Calabria prima di tutto, lotteremo l'invasione abusiva di questi lanzichinecchi, di questi affaristi. L'anzichinecchia era una parola che usava molto mio padre, Ah sì, mi fa anche piacere nei perché tuo padre, secoli. fa piacere perché Nei tuo secoli padre sognava. era una persona per bene, non lo dico per farti degli abbisciamenti gratuiti, non era il mio costume. No, Ma ti voglio dire, gente, ecco, venuta qua soltanto per buscarsela una prebenda, consentimi. Cioè, io non capisco, no? Gente pensionata con delle pensioni abbastanza sostanziose, penso che questo Cotticelli come generale in pensione, io non voglio entrare in merito e fare conti in tasca a nessuno, me ne guarderei bene, ma da voglio dire, commissario prendevano 1.000 euro al mese. appunto, è Da da commissario. commissario, e altrettante penso io dal Ministero della Purtroppo. Difesa, da dove dipende, voglio dire, poveri calabresi. Se invece, spostandoci dalla sanità ai formaggini, c'è qualcosa che ti viene in Ai mente? formaggini mi viene in mente un certo Invernizzi, Ah, il ecco. quale, ecco, cioè tu giustamente mi provochi e io rispondo, ricordo No, ricordiamo pure che Claudio, oltre ad essere il leader di questo movimento, oltre ad essere un geologo abbastanza Io stimato ti in ringrazio. zona, è anche il padre di Carmine, che Sì, era candidato, era sono il un papà pazzo. di Carmine Bruno che è stato segretario dei giovani della Lega È Calabria. stato uno Diciamo dei primi iscritti alla Lega Calabria che nel vostro. ha sdoganato la Lega in Calabria, ha fatto 5 pontile, suo malgrado. No, E io da buon padre non condividevo, ma sai come sono i papà, Vladimir, i genitori. Ho dovuto inghiottire quel rospo maledetto anche noi perché io abbiamo condiviso queste sì, cose perché ogni anno veniva a avevo sentito trovarci. puzza di bruciato, sai? Io avevo sentito puzza di bruciato e l'avevo detto a mio figlio: stai attento, lui non mi ha voluto sentire. Ma è un'esperienza, vabbè, che io non ho mai visto un modo di far politica disastrato, cioè dire un commissario che ha fatto le liste regionali senza sentire il bisogno, la necessità di parlare con la gente del territorio. Una cosa disastrosa. E poi Capitan Fracassa, per premiarlo, lo nomina Capito. dalla sera alla mattina sulla spalla, come si suol Ma c'è dire, ancora il coraggio. lo nomina segretario regionale. Ma non parliamo Sì, della Lega perché andiamo avanti, infatti volevo mi dire. disgusta, sai, No, ma questa quando, l'ho già sai una fatta. cosa. Quando tu magari Questo hai movimento abusato mi. in una pietanza e ti ha fatto male, se tu la Vabbè, pensi, questo movimento un po' ha aperto pure la conoscenza per quello che è il questo movimento è federalismo. aperto a E tutti, l'invasione degli ci tengo, stranieri, quindi comunque ma avete, siamo contro voi siete questo, quelli che siete probabilmente dopo l'esperienza passata, noi siamo contrarissimi siete quelli a più questi, a questi, preparati, diciamo. noi siamo contrarissimi a questi signori di Nottingham, diciamo, no? In questo momento assumiamo il compito di Robin Hood, va bene? Siamo ognuno di noi di Robin Hood, vogliamo cacciare questi signori di Nottingham dalla nostra terra perché siamo stati presi in giro, ma guarda che i signori di Nottingham non Se sono soltanto
di Capitan Fracassa, no, eccetera, certo, eccetera. Ce ne sono altri, sì, specifichiamo. Robin Hood. Un Robin Hood può essere pure stato Carlo Tanzi nell'ultima lezione. Sì, Carlo. Che geologo, come sì, è un collega che io stimo tanto, ci tengo anche, anzi colgo l'occasione, chissà se ci sta vedendo, di salutarlo affettuosamente. Non lo so, a me piace tanto Carlo, piace il suo movimento, anzi ho proposto agli amici del nostro movimento di contattarlo, perché penso che sarebbe opportuno, quantomeno, che tutti i movimenti autonomistici andassimo a finire sotto un unico ombrello, perché altrimenti faremmo il gioco dei lanzichinetti. Non so che giudizio hai tu di Pino Aprile, perché ci tentò lui qualche anno, sì, addietro, un'operazione del genere, sì, l'ha tentata. Io ho pure partecipato alla riunione dove c'erano vari movimenti, e diciamo tutto un po' con il Mezzogiorno, la Calabria, tutti, perché poi c'erano pure quelli pugliesi, sono molto forti, quelli napoletani, c'è un gruppo, i Briganti, su Facebook, che tra l'altro hanno come leader, mi piace tanto questo, Nicola i Briganti, sì, sì, è tutta una storia, hanno come leader Nicola Zetano, ah, che è desiderio, sì, sì, il nostro, sì, direttore, sì, 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 uno delle, cioè, proprio di cultura, loro mettono quasi giornalmente una frase di Nicola Zetano con la foto di Nicola. E per noi che l'abbiamo avuto qui come maestro, ma noi, dire, è veramente un piacere. E Nicola, tra l'altro, le verità di Nicola, ogni tanto sento qualcuno quando si parla di Garibaldi, dice ma è Garibaldi che ripete l'antistoria che ha scritto Nicola Zetara, e questo mi fa piacere perché inizia a diffondersi una cultura meridionalista, certo, e si capisce che negli ultimi 160 anni siamo stati defraudati, presi in giro da tutti, e ora basta. Ecco, questi movimenti nascono proprio per questo, perché il meridionale, nella fattispecie, Pino Aprile, ho chiesto risposta, sì, ma sono un'ottima persona, ci mancherebbe altro, è una storia del Partito Socialista, mi pare, sì, vabbè, ma anche se poi si è arrivato pure lui, sì, 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 ma ci mancherebbe altro. Tu pensi che sono stato un grande ammiratore di Pasquino Crupi, che a mio giudizio è stato uno dei più grossi storici degli ultimi, dell'era contemporanea che abbiamo avuto. Sì, no, io mi incantavo a sentire Pasquino Crupi, io mi incantavo, anche essendo lui... Di Pasquino potrei parlare per ora, però... Anche essendo lui... è presente, rapido, un vecchio convinto comunista, e io in gioventù ho questa macchia di essere stato democristiano, però ti devo dire una cosa, vedendo la situazione odierna, è il caso di dire che si stava meglio quando si pensava che si stava peggio, è il caso di dirlo, anche lo stesso Craxi, tutto, sì, sommato, sì, sì, sì. Oggi, sarebbe oggi sarebbe una manna, un Craxi, avere un Craxi tra i ministri sarebbe proprio appunto. O un Andreotti tra i governi, uno spessore stratosferico, stiamo parlando. Io dico di Pasquino, conservo sigari lì, altre cose, tra cui una, la sua boccetta di bicarbonato, ogni tanto sento un rumorino come se lui è presente. Io, ecco, a proposito, volevo fare una considerazione. Dico che le società, no, sono fatte di periodi, no? Certo. C'è stato il periodo, e questo è un periodo particolare, che a mio parere, con la discesa in piazza dei cittadini arrabbiati, no, in tono molto diverso, Vladimir, cerca di capire, mi è venuto in mente parlando di Pasquino. Pasquino amava tanto parlare dei modi della riforma agraria, no? Allora la gente aveva fame come ce l'ha oggi, in termini molto diversi. Quella era una fame diversa di oggi. Ecco perché tutto era fame. Era fame, bravo, era una fame al cubo quella. Oggi è una fame un po' falsa, cioè si sta male perché invece di 3 telefonini magari ne abbiamo uno. Ma all'epoca non avevano il pane, non avevano, sì, sì, veramente, sì. Ecco. E mi è venuto in mente questo, è un momento storico particolare questo, e la politica è fatta di varie fasi, a mio parere, no?
anche nel 94, quando Berlusconi scese in piazza, era finito nera. Sì, Era finito nera, ma i politici aveva provveduto, anzi pensare che adesso a rivederla effettivamente in quegli anni non si rendeva conto di quello che bravo, è successo, bravo, rivedendo bene era finito tra l'89 e il 94 sono successe una marea di cose. Berlusconi capì, ebbe il fiuto, no? Forse che mio padre era senatore nel 94, lo so, io lo ricordo benissimo al 94, quindi io avevo quindi Berlusconi capì che era il momento, e anche nella berlusconiana è stata un'epoca. Bene sì, sì. O male sono passati 20 anni, e dico, e concludo questa parentesi che ho voluto aprire, adesso si sta aprendo un'altra epoca, Vladimir. Attenzione, adesso si sta aprendo un'altra epoca, sì, chi è intelligente e fiuta. Ma io l'ho scritto pure... Non so se sei d'accordo. Ecco, io parlo sempre, l'ho scritto in un articolo di marzo, quando iniziò questa pandemia, io stiamo passeggiando sulla storia, un giorno ricorderemo questi giorni, perché effettivamente era paragonato un po' alla seconda guerra mondiale, sicuramente. E questa è ancora, diciamo, siamo in quella fase, perché siamo in una fase di incertezza storica mai vista, e stiamo passeggiando, secondo me stiamo ancora passeggiando sulla storia, avremo momenti di meno impegnativi in questi giorni. Dico, noi per esempio a Sede eravamo alle elezioni, sono il 20 settembre, poi il 22 novembre, adesso sono rinviati prima del 31 marzo, adesso poi un'altra decisione ancora dopo del 2 febbraio, quindi si dovrebbe votare tra il 2 o il 20 febbraio, adesso non ho capito bene. È un momento veramente difficile, è un momento, è probabilmente si apre una nuova era, ma si apre in molte direzioni, perché questo potrebbe anche riprendere qualche film di fantascienza che noi magari sono d'accordo. Abbiamo visto. Qualcuno ci dice la piattaforma sismica è sua, regionale, no? Ah sì, sì, ho capito io, rispondo subito. La legge regionale sulle opere minori, sì. Arriva Locazio, i movimenti sono morti, lui era con i 5 Stelle e l'altro giorno ho sentito che parlava male lì del ministro, quindi, e poi ci chiedevano uno. Posso rispondere ad Arrigo? Sì. Arrigo, ciao, ti saluto calorosamente, tu capisci che adesso qui in 20 minuti mi veniva impossibile parlare anche di problemi nostri, di piattaforma, di deposito e compagnia bella. Ai non addetti ai lavori come Vladimir, vi voglio spiegare che noi tecnici ultimamente con il genio civile di Reggio Calabria abbiamo passato momenti tragicomici. Ha ragione Arrigo, gli do ragione, lo abbraccio e condivido in pieno tutto quello, lui lo sa, tutto quello che lui sostiene. E se Dio vuole che noi saremo presenti alla futura consultazione regionale, e speriamo in bene, questo sarà uno dei tanti problemi che noi prenderemo. Le sue? Sì, sì, no, non è una piattaforma che ha portato Oliverio, non ha mai funzionato. C'era un bravo uomo Oliverio. Sì, era un bravo uomo, però non mi provocare, Vladimir. No, io gli voglio bene, ho detto, no, lo so, io ho detto che lui era un comunista, che ho conosciuto, perché è stato deputato del Partito Comunista, quindi comunque pensa tu che il genio civile, ecco, ci tengo a concludere, se no Arrigo ci rimane male e io non voglio che lui ci rimanga male. Un progetto presentato al genio civile e per l'approvazione il cittadino calabrese, o meglio il cittadino della provincia di Reggio Calabria in particolare, doveva aspettare dai 2 ai 3 anni per l'approvazione, quando ti andava bene. E quando passavano 2 anni, 2 anni e mezzo, ti vedevi chiamare dal funzionario di turno, il quale ti poneva le domande più strane, cioè dire, ti diceva: guarda che la tua pratica è sospesa, per questo e quest'altro, e nella maggior parte dei casi, Arrigo mi capisce benissimo, erano dico, degli elementi molto
riduttivi tecnicamente parlando, perché hai messo quest'angolo, perché hai fatto questo, perché... cioè è la gente che magari voleva, tu lo sai come si usa qua da noi, realizzare la casa per i propri figli, ebbene, doveva aspettare 3 anni. Io so di gente che ha rifiutato e se n'è andata in America o in Germania, dice no, io non aspetto più. E il tutto, tu sai, l'Adimir si ripercuote sulla filiera tecnica, artigianale, il ferraiolo, l'elettricista, no, c'è cioè tutta una filiera bloccata da questi signori. La vera economia. Va bene, ora pare che finalmente, pare che proprio oggi sia stato approvato il deposito, cioè dire... tu depositi il progetto, ti assumi la responsabilità, almeno per certe opere minori, certo. E come giusto che sia, e il giorno dopo, 2 giorni dopo, 3 giorni dopo, vai a poter realizzare l'opera che tu intendi realizzare. Contento, Arrigo? Sì. Allora, ti voglio dire una cosa. Io domenica ho scritto un articolo sul... era Profondo Rosso, era il nostro titolo di copertina, perché... da zona rossa, diciamo, non tanto zona rossa ma profondo rossa, perché poi questa zona rossa ci portava un po' verso una situazione difficile. E ho capito, mentre scrivevo l'articolo, che la Calabria è una regione veramente... il problema della Calabria non è la sanità, il problema della Calabria non è l'ambiente, il problema della Calabria è la povertà che ormai ha raggiunto, che si ripercuote in tutti i settori, perché poi anche in questo si ripercuote una povertà, una debolezza, una povertà di opinione, povertà per aver perso la cosa più grave, povertà perché vediamo partire i nostri figli e non possiamo fare niente, non abbiamo modo di opporci a questo destino crudele che ci sta toccando. E questo destino ci tocca solo per un motivo, perché chi organizza la politica non riesce a trovare un sistema per arricchire questa società, per avere uno sviluppo economico che riporti le persone a vivere bene in questa terra. Condivido in pieno, ed è uno dei motivi che ci siamo posti io insieme agli amici di Calabria prima di tutto. Quando io parlo dei giovani coraggiosi rimasti qui a lottare contro questo sistema, e a lottare affinché, e a programmare affinché quelli che sono andati via tornino, e questo che possono tornare, mi riferisco a dei fatti concreti. Ma tu pensa a una politica della difesa del suolo, consentendo una formazione professionale, tu pensa a una difesa del suolo programmata seriamente, sai quanto ritorno c'è in termini occupazionali? Pauroso. Dovremmo andare addirittura a prendere questi che sbarcano a Lampedusa. Ah, sì. Sì. Non basterebbero i nostri forestali nemmeno. Pensa quanto è devastato il nostro territorio, le nostre coste. Pensa alle nostre fiumare, no? Sovralluvionate, senza argini. C'è quel geologo che fa il programma che dice costa molto meno prevenire. Costa molto meno. Poi sarei arrivato. Io tempo addietro. Lui, non mi ricordo come si chiama, che fa i programmi. Sì, 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 è un dipendente come Carlo del CNR, sono amici con Carlo. Mario Tanzi, no, Mario. Sì, è una cosa del genere. Sì, non lo so, andiamo avanti. Quindi ti stavo dicendo, io tempo addietro consigliai ai consorzi di bonifica, che sono altri enti che purtroppo stiamo assistendo alla morte giorno dopo giorno, no? Una volta... Mario Tozzi. Mario Tozzi, Mario Tozzi. Una volta i consorzi di bonifica avevano la delega anche per la difesa del suolo, ora inspiegabilmente gliel'hanno tolta. In Italia tu sai benissimo, Vladimir, che purtroppo tendiamo a distruggere tutto quello che di buono c'è. Certo. Le province, bene o male, ecco, facevano la cerniera tra i comuni, no? Era un ente che faceva la cerniera tra i comuni e la provincia stessa, nelle problematiche della mia realtà, in particolare della scuola. Bene, non siamo state, non siamo, abbiamo dovuto eliminarle, non si capisce perché, io sono contrarissimo.
I poveri sindaci, nel momento in cui hanno bisogno di dover intervenire per i soliti lavoretti, che sai benissimo il muro dove è crollato, certo, la viabilità, non sanno a che santo rivolgersi. Una volta c'era, ripeto, la provincia, oggi non c'è più. Tu mi puoi dire c'è la città metropolitana? Ebbene, io so la sede, ma non ho capito ancora. Non te l'ho detto. Non so, ecco perché. Non te l'ho detto perché e questo lo so. Si aggancia al discorso occupazionale, che tu mi, la domanda mi pare che era questa, sul discorso occupazionale. Ecco, ripeto, e questo è un discorso, la difesa del suolo. Ma torniamo alla sanità. Cioè dire come si può sopportare, no? Una sanità da terzo mondo, da Uganda direi, no? Con i medici con tutto il rispetto per l'Uganda, per l'amor di Dio, ma come si può sopportare tutto ciò quando i medici sono disoccupati, giovani medici disoccupati, e ragazze che fanno il corso OS o per fare l'infermiere, che purtroppo poverine, no? Sono a spasso. Quando c'è bisogno, io sentivo l'altra mattina in televisione un sindacalista che diceva che c'è bisogno di oltre 25.000 unità negli ospedali calabresi. 25.000, uno stadio. Va bene? Quindi pensa un po'. No, ma infatti stanno progredendo. Allora, Calabria prima di tutto. Calabria prima di tutto. E l'ultima domanda. Alle prossime elezioni regionali sarete presenti? Chi fa le candidature? Chi saranno dunque, i candidati? Alle prossime elezioni regionali noi saremo presenti. In un primo tempo eravamo rimasti spiazzati perché, l'hai detto poc'anzi tu, votando il 17 di gennaio il movimento è nato da poco, cioè avremmo avuto grossi problemi logistici di organizzazione. Ma il rinvio a noi ci cade a formaggio, come si suol dire, perché... A fagiolo, ma non vorrei vedere cosa, ormai un buon gioco. Ecco, ma ti voglio dire, il rinvio è opportuno per noi perché ci stiamo organizzando sul territorio, ti ripeto, c'è... Ma il buongiorno non mi casca sul pisello. Non mi casca sul pisello. Non era il fagiolo, era andiamo avanti. Ci stiamo organizzando, abbiamo un direttorio regionale di cui anche io faccio parte, e quindi io sono il responsabile di questa fascia ionica per la provincia di Reggio. Perfetto, sì. Poi ci sono gli amici Emanuele Rossetti e Totò Parrello per la piana di Gioia Tauro. Va bene? E poi ci sono altri amici su Reggio Calabria. Su questa fascia ionica il responsabile sono io. Dovrei essere io ad individuare le personalità con rispicco che riteniamo abbiano tutto per essere. Allora, mi chiedono pure, i politici ne fregano, l'artigianato è in ginocchio, non hai soldi per mangiare. Ma hai visto qualcuno che si occupa di questo settore? E poi c'è qualcuno, Raffaella Aiello, che ti saluta. Io penso di no, perché comunque... Raffaella Aiello, Aiello. E chi è Raffaella? Vabbè. Dobbiamo fermarci, perché sennò entriamo nelle privacy. Sì. E secondo me l'artigianato rientra. Posso parlare dell'artigianato? Sì, volevo rispondere all'amico che questa domanda non la deve fare a me, la deve fare all'ex vicepresidente, attuale presidente reggente, il quale aveva le deleghe all'artigianato. Certo. Quindi che chieda Sperlì cosa ha fatto per l'artigianato, io ho le idee ben chiare cosa ha fatto. Però a me Sperlì sta simpatico, nonostante voglio dire magari sia della Lega. Ma guarda, scherzo, no, è una persona molto di cultura. Non mi è antipatico, né simpatico, mi è indifferente. Ok. Quindi, con questo movimento ci vedremo a breve. Ci vedremo a breve. E puoi consentire un appello in diretta. Certo. Io volevo fare un appello a tutti coloro i quali mi stanno ascoltando. Di aderire a questo, di darci una mano ad andare avanti con questo movimento, perché la nostra terra è profondamente ammalata. Ora più che mai c'è bisogno di una rivoluzione politico-culturale della gestione
del reale sviluppo di questa regione. C'è bisogno degli uomini migliori, caro Vladimir, e coraggiosi, che ci mettono non solo la faccia, ma principalmente le idee e i progetti migliori per il cambiamento. E tu che mi stai ascoltando sicuramente sei tra i migliori che potresti darci una mano. Scendi in campo con noi, mi rivolgo all'amico che ci sta seguendo, agli amici che ci stanno seguendo. La tua terra è in un coma economico, sociale e culturale, ridotto in tale condizione dalle politiche scellerate sia di destra che di sinistra, sia dei signori senza coscienza alcuna che l'hanno derubata, questa nostra povera terra, e sperperata, non solo economicamente, ma anche nelle bellezze e nei suoi tesori paesaggistici ed ambientali. E concludo, non c'è più tempo da perdere, amici miei. La nostra terra ha bisogno di te in modo presente, e ha bisogno dei suoi figli migliori affinché siano neutralizzati e cacciati, come dicevamo prima, tutti i lanzichinecchi, gli avventurieri, gli affaristi, i falsi taumaturghi e i loro servi, spesso coadiuvati purtroppo dal vecchio sistema partitico e politico che ha governato la nostra terra fino ad oggi. Vi ringrazio tutti per avermi ascoltato in questo appello. Mi auguro che qualcuno si faccia avanti, abbiamo bisogno in particolare dei giovani. E allora chi ritiene, chiama la Calabria, chiama la sua terra, chi veramente è nauseato dalle vicende ultime, vedi Cotticelli, vedi l'altro come si chiama, mi ho dimenticato. L'altro che è venuto adesso se è andato su Zuccatelli. Va bene, noi non possiamo sopportare. Penso che probabilmente la nomina sia passata a Franco Romeo, che è un medico. No, Franco Romeo è stato nominato come consigliere della giunta. Era consigliere della giunta, ma passerà al posto di Zuccatelli? Sì. Ah, mi dai una notizia bellissima. Sì. Io la provo in pieno. Per così è sempre. Va benissimo. Va bene. Grazie mille, ti ringrazio Vladimir per avermi dato. Abbiamo superato poco mezz'ora, che solitamente la mezz'ora è il nostro tempo ideale, ma non è un problema. 34 minuti, bene, ci siamo. E un saluto a te e un saluto ai nostri lettori. Grazie, alla prossima. Grazie tante.